È la Ah, rivincita come si corre? Oddio, tra arrivo. Sofia Boccabella, Silvia Pareggiani, la grande rivincita. Salutiamo Yuri dell'Aquila. Buonasera, amici Mamma mia. ascoltatori. Buonasera, cambio per Sofia che lascia il Barcellona, va sull'altra sponda a Madrid per contrastare l'invincibile Giappone di Silvia Pareggiani. C'hai Calcio detto, d'inizio per le Merengues. Buona partita a tutti. Yuri, che partita sarà? sarà una partita ridicola, a tratti esaltante. Come possiamo dire da queste prime fasi di gioco piuttosto confuse? 2 minuti sul cronometro, è partito Miyamoto che allarga per Santos. un Poi giapponese Tamata che parte in gigante. posizione regolare, poi Woodgate regala il pallone a Yanagisawa che se lo No! trascina sul fondo. Prime schermaglie iniziali, già molta confusione in Ricordate che campo, hanno Yuri. iniziato male, Esattamente quello sto che dicevo. dicevo. Le giocatrici non hanno assolutamente idea di quello che stanno facendo. Le Ma mie offense, ginocchia già stanno chiedendo pietà, ma resisteranno fino al fine Yuri. della Le mie gara. no, perché ho scelto una comoda sedia per commentare questa partita. Oh, Ogasawara, prova a tagliare il campo in due. Ogasawara col destro. La palla sfiora il palo e va sul fondo. La prima palla gol del Giappone. Sì, Ogasawara ha sempre avuto questo destro micidiale. In queste cose non è riuscito a trovare la porta. 5 e 46. 5:46 sul cronometro, sembra passata una vita e invece sono solo 6 minuti. Eccoci, eccoci. Eccoci qua. Madonna, veramente ai noi. C'è Oh, è un calcio di mo punizione per cazzo. Tanaka. Cioè, non so neanche Chissà cosa inventerà il centrale difensivo Oh, nipponico. Numero di Ogasawara che prova a partire ma non ce la fa. diciamo, è la stella di questo mio, no, Giappone. Allora bastardo. Yanagisawa che perde il pallone, insulti da una parte e dall'altra. Lo Spice Begum. Boy. Il neo papà Begum. Michel Salgado prova a Dai, non tagliare il c'ha campo, lo presente. insegue Yanagisawa, pallone sbagliato per Fukunishi che No! però è una specie Sì, di no! birillo semovente e porta il pallone fuori. 10 sul Si accomodi cronometro. poi a sinistra, dottor Chiocchio, non Che rischio di pregiudicare la visuale. Salgado palle! regala ancora il pallone alla No! squadra Andrelli! asiatica. Salgado non ha Non ha ben dimensione capito. delle righe del campo. Benissimo. Ma Chi Santos è è? giapponese da ieri, Sì, credo. esattamente. Chi è? Non so Yanagisawa, taglia ancora il chi campo. Yanagisawa, sia. limite. Dille che sto Yanagisawa, morendo! destro! Zitto! Non Dille che basta. sto morendo, passamela! Non Tanto sono pippa lo stesso. A calcio non so Riparte il niente, Real quindi Madrid riparte con la Roberto Madrid con Roberto Carlos. Carlos, ma c'è la pausa. Pausa. Forse sto morendo. Io, Invece il gioco pubblicità. sta Stai in ricominciando. Il gioco è ripreso. Disturberemo la Ma telefonata. dov'è la balena? Non dovrebbe cadere Roberto già balena. Carlos, il Farò giocatore più sì. forte di Farò che PES 1 fai e 2. domani? Dai, Posso in giocare a netto PES? Sono declino. capita. In questo PES 5? Sì, Io PES contro 5 Silvia io e altri contro il Palla Giappone. Oh! dentro. Yanagisawa Ti riparte. lascio Non lo ferma domani, più ok? Baciami. nessuno. Realmente scoperto. Decisamente è Una stranamente prateria per scoperto. Yanagisawa. Yanagisawa Ma prova a perché tira? cacciare la palla Bomba! fuori. Perché hai Ragazzi, tirato? come così? Era solo, era Poteva solo. arrivare fino dentro la porta, ma si ferma. Sì, dobbiamo far fenomeno per questo. 16 minuti. Sofì, sei te che Solo crei una un squadra gioco. in campo e non è il Real Madrid, è la Ma tu, notizia. Sofì, no! Che Diventa in morire, realtà no, adesso. pronosticabile all'inizio, vista la scarsa dimestichezza con Veramente il Sofia di Giappone è questo ben gioco. Ricordiamo che nel precedente tale 2 ha Sono prevalso la squadra organizzati nipponica per come 1-0. i veloci. Eurogol di Yanagisawa. Forse le radiazioni No! della centrale ha fatto bene. C'è Bastarda! Vieni qua. un tifoso che Sì. cerca di Qui intromettersi in in una tribuna squadra. stampa. Forza Yuri, se lo Cesena! vai a Esatto. distruggere, io adesso vado a Signora, spaccare si qualche stacco qua che testa. testa. Dov'è? Diciamo c'è Ma Nagatomo. Ricominciamo, 21 e 20. Giappone 0, Real Madrid 0. Ogasawara. Ogasawara, prova a partire, limite Ogasawara. Prova Troppo. addirittura il destro. Silvia, carica Queste tu. cannonate che finiscono fuori, a mo' di Virtua Striker, più o meno. Mamma mia. Il tifoso si intromette anche tra le Vai, due Silvia. giocatrici. Di cacasotto. Oh, Ho capito. signore, lei dovrebbe Tirare le forze. Se centellinare. lei non conosce il regolamento, però. Mia. Oh. Affanculo. È buffo perché è chiocchio. Va giù Beckham, c'è calcio di punizione per la gioia di Non Sofia è Boccabella che vero. tiene il pallone per più di 5 Non secondi. Siamo a metà è primo vero. tempo e il L'ha detto punteggio è infatti. ancora fisso sullo No. 0-0. Ora Gravesen, E io il fra poco roccioso io Gravesen. mi laureo nel tempo in cui è stata giocata questa partita. No, C'è fuori gioco Sofì. intanto di Raúl González Ah, Blanco. addirittura fuori gioco. Addirittura fuori gioco. Penso, sei arrivata quasi sul fondo. Pallone Addirittura. recuperato da Raúl che prova a partire tra le risate Ma generali. io Raúl col ti sinistro! giuro. Oh, clamoroso!
e Kawaguchi blocca. Possiamo dire lo straordinario sinistro di Capitan Raul. Grazie. Che si è infranto sul palo alla sinistra di Kawaguchi. Io ci metterei anche un il calcio estraneo a questo punto. Come no, come Tamata recupera palla. No, e gira, perché non gira? Oh, perché no, devi girare tu, Silvia. Scusa, non è un volante, un joypad. E neanche ti ascolta il giocatore. Sì, pezza. Okay. Tamata recupera il pallone. Tamata in area. Tamata, Tamata il tiro. Rete, rete. Tamata, Giappone avanti. Tamata si è infilato come una lama nel burro nella difesa del Real Madrid. E ha scoccato un destro imprendibile per Iker Casillas. Giappone meritatamente in vantaggio. Rivediamo il brutto errore da parte di Michel Salgado. No, era Beckham. Giappone avanti proprio allo scoccare della mezz'ora di gioco qui allo Stadio Olimpico. Giappone 1, Stadio Olimpico, perdonami, di quale città? Stadio Olimpico di Subiaco, come da dire, di Hitoshi Nakata, numero di Nakata, che viene fermato dalla roccia Thomas Gravesen. Bravo. Che assomiglia a Majstorovic, difensore centrale del Celtic. Anche alla cosa, e che vigila su questa partita. Questi giapponesi sono con Ta. Certo. Tutti Ta. Tanakata? Tanaka, sì. Campo Tanaka che intanto arriva in area. Praticamente è una gara di slalom speciale tra i giocatori delle due squadre. Non c'è un costrutto, non c'è nulla. Ma è così che piace al nostro pubblico. Fukunishi, ottimo intervento. Fukushima. Reduce dalla esplosione di una centrale nucleare. Infatti ha recuperato il pallone con la terza gamba che gli si è formata. Terza gamba che non possedeva prima dell'esplosione nucleare. Zidane prova il destro Kawaguchi. Dice no. Prendere Kawaguchi con un destro da 45 metri. Vabbè. Ho visto bene, dottor Chiocchio. L'importante è crederci comunque. Ma perché le palle passano? 39-10. Silvia si chiede perché le palle passano. Se lo potrà chiedere nuovamente tra qualche anno, magari. Roberto Carlos sul pallone 39-30. Palla delicato di Roberto Carlos che cerca la porta, ma trova il solito Kawaguchi, credo migliore in campo fino a questo momento. Ivan Elguera, ex Roma, nel suo stadio. Buono il numero di Raul che prova da sinistra. Raul il tiro. Oh mio Dio. Sbaglia che il tasto Sofia Boccabelle, ma non ha mai visto una partita di calcio. No, ma non era possibile tirare da quella posizione, Sofia. La realtà è che avrebbe dovuto selezionare il Lecce per giocare con Mirko Vucinic. No, qua già sta la Roma. No, okay, non sta la Roma. Questo è il 2005-2006, è l'ultimo anno del Lecce. Come si fanno le scivolate? Col cross. Ma ce l'avevo io, no. Pallone recuperato da Nakamura proprio sulla linea del lato destro sotto tribuna Tevere. Numero di Nakamura. No, rigore. Ma che rigore, che siamo 10 metri fuori dall'area. Vergognoso intervento di Beckham che viene giusto. Non mi toccare. Sto bellone è giallo. Non mi toccare. Sto bellone. Oddio, calcio di punizione. Nakamura sul pallone. Io caricherei meno di metà. Esattamente così. Nakamura in porta. Casillas, buona l'idea. Pessima l'esecuzione. Sofì, devi lanciato. Di una Silvia. Che lancio troppo. Dimmi che devo dire molto più intraprendente. Devi toccare meno il tasto. No. Siamo nel recupero del primo tempo e meno male. Però non è giusto, perché sono abituata con la Wii, sì. Certo. Con il Wii. È sempre colpa la della Wii. Wii. È sempre colpa di qualcun altro, ma finisce il primo tempo. Aggiungerei che è colpa del laser. Gioco. Colpa del laser 1-0 nella fine del primo tempo. No. Oh no. Ma no, e di Riffa e di Raffa siamo già giunti alla seconda frazione di gioco. Un intervallo che è durato pochissimo. O sbaglio? I giocatori evidentemente non erano stanchi. Intanto il destro che diventa un assist per Nakamura. Non lo so. Il pallone però esce. La confusione fa da sovrana in questa partita. Ma strano, perché nel primo tempo abbiamo visto situazioni ordinate e precise. Ma dai. Intanto Tamada, Ciccio Tamada, prova a partire proprio lui come una lama nel burro. Tamada limite, Tamada prova il sinistro. La palla sfiora il palo e va sul fondo. Splendida iniziativa personale di Ciccio Tamada, affettuosamente rinominato così dai suoi tifosi. Eh sì, dai suoi due tifosi giunti da Hiroshima, per sostenerlo. C'era anche un camion da Fukushima, ma purtroppo non è mai arrivato. E intanto la grande risposta di Casillas, che si arrabbia con i suoi difensori. Il Giappone tenta di andare sul 2-0. Calcio d'angolo per Nakamura. E c'è il pensiero per gli amici di Fukushima che non sono mai arrivati a Subiaco. No, che cazzo. Oh, regà. Proviamo a ricominciare. 52 minuti adesso.
No, non si può fare una telecronaca in queste condizioni. Ronaldo, il fenomeno. Quando non è coi trans, gioca. Oh sì, c'è sempre questo simpatico tifoso qui in tribuna stampa. Ciao, mamma. Qualcuno gli deve dire che la Montemario è da un'altra parte. 75. Guti dal limite, palla in ragazzi, curva nord. Schifo, io prego la sicurezza di accompagnare fuori questo telespettatore. Questo tifoso, non so sì, cosa più cazzo perché, sia. Perché più che altro, fra poco lascio il microfono a Yuri e vado a staccargli la testa. Yuri ho mangiato una torta per cena. Il radiocronista. Giornalista principe di questa partita. Voglio fare il giornalista anch'io. No, salutiamo anche Alessandro Carducci. Lui è cappottino. Anche cappottino. Lui è Baccarelli. Ennesimo tentativo di Roberto Carlos Raul. Sarebbe stata una giocata strepitosa. Dai. Ecco Ciccio Tanaka. Anche lui soprannominato così dai suoi tifosi. C'è uno che non si chiama Ciccio in Giappone. Ciccio Tanaka per Ciccio Yanagisawa. Già. Ciccio Yanagisawa. Già. Proprio lui. E siamo ancora qua. Eccoci con Gravesen. Ma guarda, Yuri, la partita secondo me è aperta perché la casualità potrebbe portare anche un pallone che entra appunto casualmente nella porta. Ma perché ha crossato Raul? Raul, palo lavoroso! Secondo palo per il Real Madrid. Non è mai resta al palo. Eh sì. Chicco Miyamoto è ripartito. Chicco Miyamoto, vai Chicco. Lo so, eh sì. Chicco Miyamoto ha acceso il turbo. Miyamoto destro deviazione. Ennesimo angolo. No. È il sesto tiro d'angolo per la formazione nipponica. Vai. Shunsuke Nakamura l'ha battuta. Non so tirare. Di solito quando uno dice così fa gol. Però devi sapere almeno giocare. Perché quello sennò... mi manca. O comunque deve essere dotato del pollice opponibile. Ce l'ha il pollice opponibile. Intanto Guti bacia un uomo. Guti col sinistro.